siamo in un nuovo video. 24 ore! Non ci credo! Non ci credo! Non ci credo, siamo ritornati con una 24 ore, caro Cristian. Niente, siamo qui in una 24 ore, come da letto dal titolo, mangeremo, anzi, mangerò, mi sacrificherò per 24 ore perché Cristian deciderà cosa mangio a pranzo, a colazione, pranzo e cena. Non si capisce niente. Pranzo, colazione. Vabbè, non si è capito niente. Voglio subito un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale che è gratis, non si paga niente, quindi iscrivetevi. Ovviamente vi invitiamo sempre a scaricare l'app di OneFood. Football, mi raccomando, primo link in descrizione. Miglior app del calcio, ragazzi. Trovate le notizie della vostra nazionale, Italia, mercato, Napoli, qualsiasi squadra di Serie A, qualsiasi squadra estera. Trovate tutte le notizie riguardanti quella squadra. Scaricate OneFootball in descrizione. Gratis. E non si paga niente. Detto questo, da tanto tempo mancavano le 24 ore e abbiamo deciso di non andare una 24 ore pesante, perché caro cicciottino mio, deciderai per 24 ore cosa mangerò a pranzo. Abbiamo deciso, stiamo per partire. Eh sì, andiamo al Mac, ti porto. Guido io e andiamo al Mac. Prendiamo il Mac. Cristian, tu decidi quello che vuoi, perché ovviamente tu devi mangiare. No, io decido quello che devi mangiare tu. E tu decidi cosa devo mangiare io. Allora, che mi fai mangiare a Mac? Lo sai che non mi piace una cosa. Non mi dire niente. Allora, un bel crispy egg bacon. Beh, magari. Allora, ho deciso, è un panino che tutti quanti schifano, che non prendo nessuno a Mac. Ma secondo me lo schifo pure io. Sì. Filetto fish. Filetto fish. Buono. Ma fa cagare il filetto fish. Accompagnato con delle patatine e salsa barbecue. Oh, salsa barbecue mi piace. Salsa barbecue. Andiamo al Mac, voglio. Sì. Andiamo. Andiamo. Salve. Ciao, buongiorno, benvenuti a Andrea, sono Domenico, un attimo solo, grazie. Sì, sì. Due filetto fish. Facciamoci segno della gru. Poi faccio prendere patatine e salsa barbecue. La odio la salsa barbecue, la odio. La devi zuffare. Allora, due filetto fish. Due filetto. Poi una porzione di patatine. Ce l'avete il crispy mac wrap? Sì, con la carne o col pollo? Con la carne. Con la carne. Un ketchup e una salsa barbecue. Basta così? E le nuggets. Sai da quanto tempo non mangiamo Mac? Sì. Dai, da. Però fa schifo filetto fish. Io dall'ospedale. No, non ho mai assaggiato. Sono i vomiti. E godo. Ecco a te. Buona giornata. Andiamo a mangiare. Siamo arrivati a casa, caro Cristian. Facci l'unboxing, vai. Ciao, chef. Chef, ormai non sto cucinando. Lei ha già mangiato? Chef, sta dietro. Cosa ha mangiato? Uova, sode e zucchini all'insalata. Beh, meglio il Mac. Oh no, Cristian. Azzo, guarda Cristian, che sapete? Mac Wrap Tasty Bacon Edition. Questa è la piadina con l'hamburger, si è preso. E io invece filetto fish. Mamma mia, mamma mia. Vuoi sentire l'odore? No, fate i pish. Finalmente si mangia. Dovrò mangiare un qualcosa che non mi piace. Però almeno le patatine ci stanno e mi piacciono. Però vuoi assaggiare queste? Vuoi assaggiare? Va bene. No, la salsa barbecue. Cioè, per forza. No. Non c'è la salsa barbecue. No, solo la ketchup. Figlio di Dio. Ah, ci sta, ci sta. L'ha messo tutto. Cioè. Oh, vogliamo aprire questo? Vai, io non ho mai assaggiato. Ma mi ha messo il pollo. Oh, c'è il pollo. Ha messo il pollo. Ho detto carne. Ragazzi, ecco il nuovo, non so cosa sia. Carne 100% italiana. Basta il pollo. E c'è il pollo, vabbè. Io dovrò mangiare il filetto fish. Buon appetito, cin cin. Ma solo il maestro YouTube anch'io devo mangiare. Vai. Com'è? Allora, non è malvagio. Ma dai, cotoletta? No, penso sia merluzzo. Questo è buono. Buonissimo. Non è malvagio. La salsa. La salsa ci può stare, guarda. Non è buono. Non è buono, cioè non è che se me li sto piano da moto non me lo prenderei. Vi dico la verità. Non è male. È mangiabile, ecco. A me questo mi fa schifo, voglio. Questo è buonissimo, piadina crispy egg bacon. Non c'è male, ah. Questo è come si presenta dentro. Diciamo che il Mac non è proprio adatto per il pesce, ecco. Però meglio la carne. Questo è sicuramente. Più mangiato. Già. Non ragazze fammo. Vai, assaggio. Mamma mia. Fammi sentire. Salsa barbecue, non mi piace. Assaggiamo le patatine inzuppate nella salsa barbecue. Non mi piace. Sembra marmellata, che cazzo è? Patatine sono buone però. Cioè, sembra dolce, non lo so. Fammi assaggiare. Assaggia. Dai, infatti uccessi. Però devo. Ma quindi tu decidi, anche io posso mangiare questo? Posso assaggiarlo? Sì. Vai. E tu assaggi questo? Tieni. Assaggia il filetto fish e io assaggio questo. Vediamo. Ho paura di mangiare pure la carta.
Another history. È un'altra storia. È un'altra cosa, Chris. Voglio. È buonissimo. Mi piace? Fa schifo, Enzo. Come hai fatto a mangiarlo? È buono, sì, eh? Buonissimo. Va, sono buono. Con una patatina poi. Assaggiamo col ketchup. Un'altra roba. Ciao, è un'altra cosa. Secondo filetto fish e andiamo, va. Stasera. Che fa? Non pensare. Una cosa schifosa. No. Mi metti per farti vomitare. Quindi, una bella pizza. Ma con un'aggiunta sopra. Non me lo dire. Già ho capito. Prova a indovinare. No, già l'ho capito. Avete capito pure voi. Scrivete qui sotto nei commenti. Questa non ce la faccio a finirla tutta. Io però l'ho mangiata. Anzi, la zuppa un altro poco. Va, vado qua, va. Ah, bello. Va, finito pure il secondo. Va, sono buono. Poi con una patatina. Godo. Però con barbecue. Barbecue e maionese. Barbecue e maionese. Esatto. Vai. Due estremità. Assaggiamo prima questa col barbecue. Intanto filetto fish. Andato, il secondo. No. Sì. Mamma mia, che c'è per la maionese. Mamma mia. Ragazzi miei, io ho finito il pranzo. I miei due filetto fish sono andati. Comunque stasera. Ci vediamo stasera. Chris ha detto la pizza con qualcosa sopra. Io ho seriamente paura. Ci vediamo stasera. Ciao ragazzi, stasera. Ciao. Buonasera! Siamo arrivati qui, ragazzi, nella cena. Caro Christian, ciao. 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 E sono arrivate le pizze. Le pizze, sì. Buonasera a lei. Allora, sono arrivate le pizze. Chef Franco, allora, facciamo vedere la margherita quanto è bella. Quanto è bella la margherita. E Christian, ragazzi, ha preso l'ingrediente speciale. L'ananas. No, non lo posso fare. Anzi, Christian ha chiappata la capricciosa. Non posso mangiare l'ananas a fette sulla pizza, ti prego. Non puoi mangiare l'ananas a fette, ti prego, no? Sulla pizza. Vado. Che schifo. Napoletani, non mi volete, ma lo devo fare. Ragazzi, lo devo fare. Mamma mia, veramente, non sono napoletano. In questo video faccio schifo, ragazzi. Che schifo. Ecco che qua. Schifo. Mangiate. Io vomito, vomito, vomito. E siamo in cameretta per la cena, ragazzi miei. Guaiù, mi sta venendo il volto a stomaco. Io sto vedendo la capricciosa di Christian. E io, Christian, però tu non puoi fare queste cose. Io mi scuso con tutti i miei coetanei, con tutta la gente. Guarda, di Napoli, potevo essere ancora Christian. Più cattivo. Vergogna. Devo mettere il ketchup e la maionese. Guarda che schifo. Guarda che schifo. Mangia. Ma tu? Guarda, ma secondo me è una bomba, frate. Invece Christian si è preso una bella capricciosa. Guarda qua, va. Però frate, io non ce la faccio. Ma non ce la faccio proprio, mi credi? Dai, buon appetito. Buon appetito un cazzo. Mamma mia, va, frate, mi viene da vomità. Mi viene da vomità. Dai. Vado. A me è buonissimo. Lo so che è buonissimo. Allora, odora prima. Che Morti. Buona. Che buona. Com'è? Mastica. Mastica. Però è andato giù. È immangiabile. Poi voglio vedere quando faremo il video. Sciale decide cosa mangia Cristiano per 24 ore. Poi da un lato voglio vedere. Altro che pizza con l'ananas. Faccio mangiare la pasta merda. Ma voglio è dura ed è brutta. Fa proprio schifo. Bravo. Bello, via sulla margherita. Ah, ecco. Mamma mia, scusa, la margherita. Ah, ecco. Gustosa. No, Enzo, no. Mi deludi. A me l'ananas già fa schifo proprio a pesce. Bamba, piace proprio. A me l'ananas è un frutto che non mi piace. Poi mi sto troppo a pizza. Vai. Oh! 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 È un bravo. Non fa sfumo. No, io non ce la faccio, vai. Oh! No, voglio no! No, no, non si può fare, voglio. No! No, no, no! No, ma è impossibile che mi abbaglio! Dai, mangia, mangia, mangia! No! 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 Ci rinuncio. Vaffanculo americani di merda. Viva la pizza napoletana. No, pensavo che era nuovo meglio. Perché le persone se la mangiano la pizza con l'ananas. Ma così mi fa proprio cagare al cazzo. Si sente solo il dolce, non è che la margherita si sente. Che schifo, mamma mia. Cristian, la cena, credetemi, voglio impossibile. Ci ho messo tutto. Vai, fammi vedere tu com'è. Vai, assaggia. Ho paura. Oh!
Che schifo. Oh, manco tempo massimo. No, io fa cagare. Cristiano, visto che tu decidi cosa mangio per 24 ore, che se voglio sta pizza e merda salda e tanto cess, la 24 ore l'ho persa, ok? Posso solo recuperare un po' domani mattina e a pranzo, però te prego, non mi fa magna cose bruttissime. Ti supplico. Allora, io la decido. Che può levare l'ananas e mangiare la pizza. Ma fa schifo lo stesso, te lo dico io. Prova. Sa d'ananas. Assaggiamo senza ananas. Si sente comunque il sapore dell'ananas. Però non c'è d'ananas. Dai, così si può mangiare senza ananas. C'è un po' di sapore dell'ananas, però si può mangiare. Dai, è più mangiabile senza. Però sempre fa schifo. Credevo di non mangiare mai la pizza con l'ananas. Pure io. Oh, visto che tu decidi cosa mangio in 24 ore, un pezzettino lo potresti dare. Ma proprio, Come decido io? No. Vabbè. Dai, vieni. Dove lo trovo un fratello? Grazie. Beh, dove lo trovo un fratello che mi dà un pezzo di pizza e che ti fa mangiare la pizza con l'ananas? Dove cazzo lo trovi? Puliamoci la bocca con una bella capricciosa. Delicious. Almeno questa, raga, è tanta roba. Con i funghi. Poi a me i funghi mi fanno impazzire. Buona. Raga, mi sono rovinato la cena. Mi sono rovinato la cena. Però ho degustato un po' di capricciosa e mi sono apparato un po', ma leggermente. Detto questo, caro Christian, tu hai anche tu praticamente quasi finito. Ci vediamo domani mattina con la colazione. Pennette. Dovrebbero essere pennette all'arrabbiata, piccanti da morire a prima mattina. Digerire le pennette all'arrabbiata non sarà facile, ma proverò a superare la sfida delle penne all'arrabbiata. Le devo mangiare tutte. Anche se questo è già perso, Questa l'ho persa. Quella adesso di stamattina, quella a pranzo, l'ho vinta. Speriamo domani mattina, dai. Ciao, io. Mazza che capelli. Buongiorno. Ti devi sveggiare, capito? Buongiorno, Rissia. Ma allora che cazzo mi devo mangiare a colazione? Pennette all'arrabbiata. Pennette all'arrabbiata. Che ti devo bruciare il culo. Ma a te ti brucio il culo, affanculo. E ovviamente chi ce le può cucinare le venette all'arrabbiata? Chef Franco. Oh no, ce le cucina tu le pennette all'arrabbiata, mi raccomando. Finalmente ti sei svegliata. Ciao, io sento un odorino. Pure io. Perché lo chef Franco sta cucinando. Mamma, le pennette all'arrabbiata. E tra poco buttiamo la pasta. Anche a prima mattina si cucina. Pancetta di settanga in mezzo e coscia. No. Anche una uova. No. Papà, è piccante? Abbastanza. Cazzo, c'è una pasta, ci vediamo dopo con l'assaggio. Vai, sono carico, mi mangi tutto quanto. Cucina con chef Franco. No, non è vero, è una 24 ore. Però cucini sempre chef Franco, vero? Me lo mette palla, fai mamma. Ma io la pasta a prima mattina non si può proprio fare, Però, chiama fa. È come se può. Però è invitante, cazzo. Mi sta venendo fame, la colina. Vai, shakera. Vai. Ah, vai, pennette all'arrabbiata di mattina. Dopo andrò arrabbiato nel bagno, te lo dico io. Guardate qui che bel piattone di pasta di penne all'arrabbiata. Non ho mai mangiato piccante a prima mattina, tanto di meno nella pasta, Vado. Vai, tu vai, io faccio vedere. Ah, no, devo far vedere perché è troppo bello. Cioè, da dire che le pennette all'arrabbiata sono uno dei miei piatti preferiti, Faccio un bel boccone. Ci stanno, mamma mia. Buona colazione. Pure se sono buone. No. Cazzo, sono buonissime. Piccante si sente? Tu hai detto piccante. Piccante si sente. Io mangerei pasta sempre. Ti è andata bene di mattina, hai visto le scelte che ho fatto? Mamma mia, che buone. Dai, mi hai agevolato con questa scelta. Guarda qui, raga, si vede l'olio, si vede la salsa, è uno spettacolo. Piccano. Però se mandi giù piccante di pasta, la bocca ti si abitua. Non me lo no, si sente piccante. Però cazzo, si sentono sullo stomaco. E poi tu, Cristian, non devi fare la 24 ore, ma stai mangiando pure tu i pennetti. Ti piacciono, Okay. E certo. A pranzo sarà una sorpresa. Lo scoprirete a pranzo. Spero che almeno sia buono. Sì, è buono. Però un po' pesantino. Sì, fuparuolo, vai giù. Lo di chi? Cazzo. Piccano. Lo piccano. Mi sa che ho chiappato il peperoncino. Piccano. Ah, cicci. Si sentono sullo stomaco,
Buonissimo. Che poi qua è da pane, però ho mangiato la pasta. E va bene. Regà, noi ci vediamo a pranzo, finita la colazione. Ve l'avevo detto che la colazione la vincevo. Vediamo a pranzo cosa ci mangiamo. Ha detto Cristian qualcosa di buono, ma è un po' pesante. Spero che non siano i peperoni, speriamo. Detto questo, ci vediamo a pranzo. Ci vediamo a pranzo. Eccoci qui ragazzi, ultimo pasto della 24 ore. Sono le 13.01. Mi sono preparato, mi sono vestito. Oh, che ci fai lì? Bella, dove dobbiamo andare a mangiare? Esatto. Cosa devo mangiare? Ho detto una cosa pesantuccia. Lo scopro ora. Lo dico? Lo dica. Kebab. Il kebab. Però, con un'aggiunta ovviamente devi fare. Bel kebab. Non mo' pesante. Con cipolle. Oh cazzo. Insalata. Salsa piccante, patatine e carne. Io me lo faccio carne e patatine. Tu te lo fai carne e patatine? Sì. Va bene. Raga, andiamo a prendere kebab e poi siamo pronti per il pranzo. Ragazzi, abbiamo preso i kebab. Siamo pronti, sono caldi, puzzano di cipolla. Andiamo a mangiare. Siamo ritornati a casa con i kebab. Cristian, facci l'unboxing. Ma l'ho fatto dei kebab. Quanto pensi? Secondo me non ce la facciamo a mangiare. Ma no, ce la dobbiamo fare per forza. Anzi, io ce la devo fare. Allora, ci ha detto che quello, il segno con la penna era il mio. Faccio vedere. Oddio, ma che ci mangia? Questo è il tuo. Tu te sei fatto carne, patatine, ketchup, maionese e insalata. Insalata per la dieta, vero Cristian? E niente, dopo apriamo anche il mio. Faccio un assaggio di questo fantastico kebab, carne di prima qualità. Vado. Vada. Non c'è male, soffa. E questo, raga, è il mio. Ecco il mio, voglio. Oddio. C'è stato tutto, cipolla, insalata, salsa yogurt. Ecco il mio, eccolo qua. Inizia. Buon appetito. Buon appetito. Che bontà. È buono, dai. I turchi. No, però è buono. Non è male. Non è male. Allora. Allora. Cioè da dire che noi non andiamo a impazzire, ok? Però... Allora ragazzi, il video che ha fatto mio figlio Cristian quando riguarda che è uscito dall'ospedale, che era meglio, ha girato missimo quadrati, ci sono figure. Ti giuro. Diciamo che quando prendi la carne, le patatine, l'insalata, poi voglio mangiarmi sicura la cipolla. Ah, non so la cipolla, vai, un pochettino ma cipolla. Sai che cacciato che tengo, mamma mia, buonissimo. Ho preso il pezzo della cipolla, croccante, filante, buonissima. Ma dove la mangi? Mi sto tagliando la piadina con... Oggi erano 2 anni che non mangiavo kebab. Che fa? Com'è la piadina? Insomma, c'è un sacco di patatine, guardate qui. E mai voglio svuotare un altro poco, come la mangi? Ho mangiato più carne che patate. La piadina, guardate, è bella spessa, vedete? Non è sottile, a me piace più sottile, vi dico la verità. Cioè, altrimenti appesantisce ancora di più. Energia, ne ho bisogno, joule, Vediamo se ci aiuta. Ah. Si fa sentire, Si fa sentire, tutto sommato, poi dico. Però non è il top. Se vuoi il top, vai in Grecia e andiamo. Vai. 20.000 mi piace, andiamo in Grecia a mangiare il kebab, il gyros. 20.000 mi piace. Giusto. Ah, non è una. Ultimo boccone per me. Finito. Ho finito. A Cristian diciamo che ne manca un po' di più. Però vabbè. E niente. Ragazzi, il video si conclude qui. La 24 ore è finita. Hai perso. Ci abbiamo una panza enorme. Però vabbè. Complimenti a te che hai mangiato tutto. Grande l'ananas, va bene, anche io ce la faccio. Oh, ho mangiato il kebab, ho mangiato la pasta, ho mangiato il McDonald's, ho mangiato di tutto, però la pizza con l'ananas. No. Quindi, raga, tanti mi piace, tanti commenti. Iscrivetevi al canale che è gratis. Devi esplodere perché mi fate mangiare tutte cose brutte. Tranne le penne arrabbiate. E il kebab. Dai, insomma. Oh, mi raccomando, 20.000 mi piace. Se li raggiungiamo, andiamo in Grecia a mangiare. 20.000 mi piace, andiamo in Grecia a mangiare il kebab. Ci accompagna papà sulla bicicletta. Esatto. Va bene. Raga, vi salutiamo. Grazie a tutti per la visione. Buone vacanze. Buone vacanze a tutti. Andate a mare, guardate i video di Chalet Boom. Iscrivetevi al canale. Ci vediamo. Fate il bagno, guardate con una mano, vi tuffate. Con l'altra mano, andate via. Esattamente. Ciao, Ayu. Ciao, ragazzi. Un bacio. Ciao, Ayu.